Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Questa puntata parliamo di come il settore assicurativo italiano si sta adattando alla IDD, che è la direttiva europea che è entrata in vigore in Italia dall'ottobre dell'anno scorso. E ne parliamo con Roberto Anesin, che è direttore intermediari e business assicurativo digitale di ARAG, e con l'avvocato Luca Zitiello dello studio Zitiello e Associati. Benvenuti. Grazie, molte Grazie, grazie buonasera. dell'invito. La direttiva europea che cambia completamente nel settore assicurativo, cambia completamente la prospettiva e anche il modo di lavorare, i modelli di business e l'organizzazione dell'intero settore assicurativo, in quanto sposta l'ottica direttamente sui clienti, sui consumatori e sul mercato, a tutela del mercato. E questo diciamo, viene spostato appunto dal prodotto al consumatore e in più allarga la situazione, cioè allarga proprio gli intermediari, i vari intermediari, nel senso che poi ammette anche, riconosce la figura degli intermediari associati, e per parlare di settore distributivo, per parlare di distribuzione, proprio perché vuole dare al mercato la possibilità di poter ottenere dei prodotti adeguati, calcolati con rischi calcolati e soprattutto compresi e trasparenti, in maniera indipendente dal tipo di canale con cui vengono dati. Ma parliamone un po' meglio con i nostri ospiti. Allora, Zitiello, ci sono state, appunto, questa direttiva sta completamente stravolgendo la situazione. Quali sono i punti, focali sui quali le compagnie si stanno muovendo? Sì, in effetti questa direttiva è una direttiva importantissima, di contenuti molto impattanti, testimonianza per esempio nel fatto che è una direttiva che sarebbe dovuta entrare in vigore il 23 febbraio e poi la sua entrata in vigore è stata posticipata al 1 ottobre proprio perché il mercato europeo non era pronto a rispondere a tutte queste novità. È una direttiva che già dal nome fa vedere il suo carattere di innovatività perché è una direttiva sulla distribuzione assicurativa, quindi si passa da un concetto di intermediazione assicurativa, come era la vecchia direttiva, a un concetto invece più ampio, più completo di distribuzione. Questa direttiva non nasconde il fatto che ha degli obiettivi estremamente precisi. Questi obiettivi sono quelli di creare un regime uniforme, nella distribuzione, indipendentemente dai canali che vengono utilizzati. Questo ha e avrà delle ripercussioni estremamente importanti, non tanto con riferimento al settore danni, quanto con riferimento al settore vita, cioè tutti quei prodotti che hanno una componente finanziaria. Le novità più importanti sono intanto la creazione di una nuova definizione di prodotto di investimento assicurativo. Cioè, quindi ci stacchiamo dal regime previgente e nella nuova definizione abbiamo delle conferme, cioè ramo 3, le unit, le link, le polizze di capitalizzazione, ma abbiamo delle new entry, cioè all'interno di questa definizione troviamo il ramo 1, vita e soprattutto le multiramo. Quindi, questo fa sì che venga ampliato l'ambito dei prodotti che vengono assoggettati a questo nuovo regime di distribuzione, ma soprattutto in Italia abbiamo il superamento del regime del cosiddetto doppio canale. Noi veniamo da un regime che era stato antesignano, quindi aveva, come dire, si era portato avanti rispetto alla direttiva comunitaria, dove noi abbiamo applicato ai prodotti di investimento assicurativi, abbiamo dato in prestito a questi prodotti la normativa del TUF e quindi della MiFID, ante tempus, solo però se questi prodotti venivano distribuiti dal settore bancario finanziario. Questa stessa normativa non si applicava sui canali tradizionali. Quindi venivamo da un regime dove, a parità di prodotto distribuito, una unit linked, se veniva distribuita da una banca, si applicava l'adeguatezza assicurativa, ma anche l'adeguatezza MiFID. Se invece veniva distribuita da un broker o un agente, si applicava solo l'adeguatezza assicurativa. Questo naturalmente non era più tollerabile. L'implementazione in Italia di questa normativa ha creato una omogeneizzazione delle norme. Quindi ormai la distribuzione assicurativa sta tutta nel codice delle assicurazioni e non sta più, neanche in parte, nel TUF.
Questo è un passo molto importante che però non ha trovato una sua completa attuazione, perché mentre la parte danni è stata implementata con il codice delle assicurazioni e con i regolamenti IVAS, in particolare il numero 40 e il numero 41, nella parte prodotti di investimento assicurativa si attendono ancora, posto che la normativa, abbiamo detto, è comune, ma si attendono ancora i regolamenti Consob e IVAS, che devono andare a dettare delle norme di dettaglio molto importanti per capire quali siano le regole di condotta, posto che l'AIDD, differentemente dalla MiFID 2, è una direttiva di minima armonizzazione, non di massima armonizzazione come la MiFID 2. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni Stato membro ha la possibilità di intervenire dettando e personalizzando in qualche modo la disciplina rispetto alla situazione particolare, cosa che invece è assolutamente vietata in MiFID 2. Quindi ecco perché la regolamentazione di attuazione è così importante per andare a decodificare e rendere più effettive e particolari le norme comunque già presenti all'interno del codice delle assicurazioni. Infatti, attualmente, i distributori di questi prodotti, che cosa applicano? In assenza di queste norme, sostanzialmente, stanno applicando le regole di MiFID 2. Perché? Ma perché in realtà IDD ha proprio la funzione di portare nella distribuzione assicurativa tutti quei principi che MiFID 2 ha abbondantemente disciplinato per i prodotti finanziari. Quindi però si può dire che c'è una certa flessibilità nell'applicare le regole? Al momento sì, al netto di alcuni principi che in realtà trovano già disciplina nel codice delle assicurazioni e nei regolamenti europei. Per esempio il tema della product governance. Il tema della product governance è sicuramente un tema di provenienza MiFID 2, nasce lì. E ora viene mutuato nell'ambito della distribuzione assicurativa. È importante segnalare il fatto che l'AIDD si divide, diciamo così, in due parti. Una parte generale che riguarda tutte le polizze, tutti i tipi di polizze, indipendentemente dal fatto che siano vita o danni, e poi c'è una parte speciale che riguarda soltanto i prodotti di investimento assicurativi, cioè gli IBIS. La disciplina della product governance attiene alla parte generale e quindi sta nel codice delle assicurazioni, nel regolamento comunitario e nei regolamenti di attuazione già emanati. Quindi diciamo è un tema che ormai ha trovato un suo consolidamento, una sua prima applicazione da parte del mercato, con dei risultati, come dire, importanti, perché sostanzialmente che cos'è la product governance? Serve, è una policy che devono implementare sia le compagnie sia i distributori affinché i prodotti vengano emessi e si sappia quel prodotto assicurativo per quale tipo di cliente sia idoneo, quindi il cosiddetto target market, e quindi sostanzialmente venga assicurato un processo di adeguatezza distributiva sintetico, quindi non andando a vedere il caso per caso, ma andando a vedere quale sia che l'adeguatezza del processo distributivo, quindi non tanto l'adeguatezza one to one, che quella poi dovrà comunque essere fatta, ma un processo di adeguatezza one to all. Ecco, Nesin, che cosa stanno facendo le compagnie? Direi che ormai le compagnie si sono adeguate a questa normativa, soprattutto per quanto riguarda la POG. Quindi tutto il mercato ormai ha implementato quello che è una propria policy, quindi ogni compagnia ha una propria policy in materia di POG, e soprattutto diciamo così per la parte danni, dove effettivamente è più semplice perché il recepimento delle norme di carattere generale ormai è stato fatto, è compiuto, ecco. Quindi ARAG, che è una compagnia danni specializzata nella tutela legale in particolare, non ha fatto altro che in qualche modo strutturare un processo che già era vigente, che era quella comunque, come diceva l'avvocato Zitiello poc'anzi, di identificare il target di riferimento per ciascun prodotto in vendita e su questo target
andare a appunto ad avere un processo coordinato di tutta la filiera distributiva, quindi dalla fabbrica, diciamo così, quindi la realizzazione di quello che è un prodotto adatto alle esigenze del cliente, che effettivamente con questa normativa viene in maniera molto, molto forte, molto strutturata, messo finalmente al centro, quindi si evidenzia la centralità del cliente in maniera anche formale con questa normativa, fino ad arrivare, diciamo così, alla filiera distributiva e quindi tutti i distributori devono poi ricevere dalla compagnia assicurativa con cui lavorano quella che è la policy e quindi quelle che sono le informazioni per poter poi andare a collocare, a distribuire in maniera corretta questi prodotti. Ciascun prodotto ha il target corretto di riferimento. E Secondo voi quindi, prego. questo voleva aggiungere qualcosa? Ma stavo dicendo, quindi il tema che riguarda soprattutto i distributori è poi andare anche con quello che era una volta il questionario di adeguatezze che si è aggiornato con il discorso del demand and needs e quindi andando a intervistare il cliente, andare a verificare che ci sia effettivamente nei fatti sul singolo caso specifico questa conformità e questa adeguatezza. Ecco, secondo voi nell'affrontare questa disciplina nuova della POG, quali sono, gli aspetti più critici, Beh, avvocato? sì, sicuramente diciamo, gli aspetti critici sono quelli proprio di individuazione dei target market, perché ci sono alcuni casi, come diceva il collega, in cui è particolarmente semplice andare a individuare quale tipo di cliente vada a incrociare quel determinato prodotto assicurativo, né sicuramente nella parte danni. Si faceva l'esempio della tutela legale, ma si potrebbe fare l'esempio dell'RC auto, voglio dire, o di una polizza scoppio incendio per gli immobili. Diciamo, è abbastanza facile andare a capire quale sia il target market di quel tipo di polizza, no? Quindi un proprietario di auto oppure un proprietario di immobile che ha quelle determinate esigenze. Naturalmente le cose però si complicano molto di più quando si passa dalla parte meramente danni alla parte finanziaria, perché non dimentichiamoci che la product governance nasce lì, cioè nasce MiFID 2 per far sì che ci siano dei prodotti finanziari adeguati a determinati investitori. E allora nella parte finanziaria si ripropongono tutte le problematiche che hanno portato all'implementazione della product governance per gli strumenti finanziari. Peraltro da dire che, come dire, quello che è stato fatto in Italia è sicuramente, come dire, apprezzabile, ma probabilmente ancora non così, sto parlando della parte finanziaria, non così vicino a quello che era effettivamente lo spirito della norma nella intenzione in cui si voleva descrivere come processo. Cioè, se andiamo a vedere insomma nella parte finanziaria, la product governance alla fine no, non ha portato a una vera e propria individuazione e clusterizzazione del mercato, piuttosto ha portato a un processo di adeguatezza sintetica. Ma in ogni caso, vediamo i punti fondamentali. I punti fondamentali di questa normativa sono quelli di far sì che a livello di compagnia e a livello di intermediario, nella deliberazione della policy, cioè della product governance, vi sia una grande forma di assunzione di responsabilità. Ora, è difficile dire che la product governance sia un elemento del tutto nuovo nel mercato, perché sennò bisognerebbe pensare che fino al giorno prima le compagnie e gli intermediari distribuivano i prodotti assicurativi a caso, cosa che non è assolutamente vera. La differenza qual è? È l'approccio di, cioè far diventare questa cosa un procedimento, farlo diventare una policy, e l'assunzione di responsabilità che viene assunta dal consiglio di amministrazione nel momento in cui viene deliberato. Quindi immaginiamo che ci sia un prodotto assicurativo che poi dopo, vediamola al negativo, che poi dopo sia andato a tutta una serie di clienti che non ne avevano assolutamente bisogno, quindi che non rispondeva ai loro demands and needs. Bene, la compagnia o l'intermediario saranno evidentemente molto più in difficoltà a difendersi su questo caso, visto in maniera sintetica, perché Se vorrebbe posso. dire che non hanno considerato questo processo, posto che peraltro quando si parla di target market, giustamente si parla di target market positivo, ma le compagnie e gli intermediari devono anche individuare il target market negativo,
cioè quei soggetti a cui quel prodotto assicurativo non deve andare. Questo naturalmente aumenta il grado di tutela se guardiamo soprattutto tutta una serie di ipotesi, come dire, patologiche che sono anche appartenute. No, è corretto. Su questo e poi passerei anche a... Assolutamente, no, volevo solamente chiudere il cerchio, nel senso che è verissimo che no, non è una novità assoluta, ma è un aver strutturato un processo già esistente. Il pezzo fondamentale, secondo me, è il raccordo tra compagnie intermediari e distributori in genere, perché questa responsabilizzazione, è vero, c'è, però in tutta filiera, permea tutta la filiera distributiva, dovrà permeare tutta la filiera distributiva. Quindi la grande novità è anche il fatto che i distributori hanno poi la responsabilità di andare a segnalare alle compagnie tutti i casi in cui il prodotto si dimostri non adeguato al target per cui è stato pensato, e le compagnie hanno la responsabilità di raccogliere tutte queste informazioni e trasformarle in opportuni accorgimenti e ristrutturazione del prodotto medesimo. Quindi questo chiude un po' il cerchio rispetto a quello che era probabilmente un processo sicuramente già esistente, anche se non così strutturato, così formalizzato. Ecco, quindi una grossa responsabilità. E vediamoci anche l'altro aspetto che è molto importante, quello della trasparenza, perché appunto la direttiva impone una trasparenza nella divulgazione di tutte le informazioni che riguardano sia i conflitti di interesse, sia la remunerazione, l'inducement, insomma tutta la filiera, ecco, assicurativa. Assolutamente. Quindi vediamo sulla parte dei conflitti di interesse. Ma direi che anche in questo caso tutto il mercato si è adeguato al regolamento 41 nello specifico, quindi anche noi come ARAG abbiamo una nostra policy sul conflitto di interessi, sulla trasparenza, e sostanzialmente anche in questo caso guida la centralità e l'interesse del cliente, quindi tutto quello che compagnie e distributori fanno nell'andare ad offrire un prodotto assicurativo, vita o danni che sia, deve in qualche modo tutelare l'interesse del cliente. E quindi qualsiasi tipo di forma di conflitto di interessi, sia a livello di compagnia, sia a livello di distributore, deve essere evidenziato e segnalato anche, quindi non è escluso che ci possa essere, l'importante è che venga segnalato ed evidenziato al cliente nell'apposita documentazione che il cliente deve ricevere. E poi starà il cliente a decidere se questo elemento è così forte e non acquistare il prodotto sostanzialmente, però l'importante è che venga evidenziato. Credo che un altro tema molto importante e che il nostro regolatore IVASS a livello locale ha in qualche modo recepito e rafforzato anche rispetto a quello che erano i dettami originali dell'IDD, e la trasparenza sul fronte delle commissioni, delle provvigioni, sì, che vengono... Ne parliamo dopo, volevo sentire un attimo Zitiello dal punto di vista dei conflitti di interesse. C'è una differenza però con la MiFID in come vengono trattati i conflitti di interesse? Sì, diciamo che la disciplina, in realtà la disciplina del conflitto di interesse è una disciplina piuttosto simile nell'IDD sia per la parte generale, mm-hmm, che nella parte speciale, anzi addirittura la parte speciale richiama e dice applica le norme che già è previsto nella parte generale, cioè quella che riguarda anche i danni. È una disciplina simile perché, come si diceva, che cosa prevede? Prevede l'istituzione di una policy dove tu devi andare a individuare, in primo luogo devi andare a mappare tutti i casi che possono creare conflitto. Quindi dipendenti da rapporti di gruppo, dipendenti da rapporti d'affari, dipendenti da rapporti di remunerazione, dipendenti da politiche di remunerazione dei miei dipendenti o comunque dei miei distributori. Insomma, devo mappare i possibili casi di conflitto. Questa è la prima parte. Nella seconda parte della policy devo andare a gestire, provare a gestire le ipotesi di conflitto. Quindi il conflitto di interessi è immanente in moltissimi casi nel mercato assicurativo, nel mercato finanziario, ma ci possono essere delle regole di condotta che fanno sì che l'intermediario guidi i propri comportamenti al fine di o eliminare o ridurre il conflitto stesso. Nei casi in cui questa attività non dia successo completo, come si diceva, bisogna allora informare il cliente del conflitto di interesse tuttora esistente che io non sono riuscito a comporre in tutto e in parte nella policy che ho adottato. Quindi è evidente che lo sforzo organizzativo è notevole, perché si sono dovute
si sono dovute rivedere le conflict policy sia lato compagnie sia lato intermediari. Se posso un attimo aggiungere, credo che anche in questo caso il tema della responsabilizzazione sia a livello di personale di compagnia e quindi poi ovviamente anche degli organi di governo delle compagnie, ma in realtà un po' di tutta la catena e di distributori è fondamentale. E quindi c'è un tema in realtà che sull'IDD secondo me viene tagliato in maniera trasversale, che è quello della formazione e della responsabilizzazione di tutta la filiera distributiva che deve sapere a che cosa va incontro nel momento in cui ottempera o non ottempera a quella che è una disposizione che adesso è sicuramente molto più strutturata e formale anche. Certo, vediamo l'ultimo aspetto che era quello che appunto aveva accennato prima, quello della trasparenza invece delle commissioni. Anche lì penso che ci sia un'organizzazione che deve seguire, no? Certo. Cosa dici? Sì, diciamo che sulla parte trasparenza e la parte commissioni è una parte per un verso molto impattante, per l'altro che trova dei regimi piuttosto differenziati invece questa volta fra ramo danni e ramo vita, quindi la parte finanziaria. La disciplina generale dice che le compagnie e gli intermediari devono comportarsi secondo principi di buona fede, di correttezza, di rispetto dell'interesse del cliente, eccetera. E quindi qui si toccano dei punti vitali. I punti vitali, come sempre nel mercato, sono rappresentati dai soldi, cioè quindi dai sistemi di remunerazione. Come io compagnia pago la mia rete distributiva. Un focus particolare naturalmente viene rappresentato dalla problematica degli obiettivi di vendita, perché gli obiettivi di vendita sono un tema molto impattante sia sotto il profilo del conflitto di interessi sia sotto il profilo della trasparenza delle remunerazioni, perché generano inducement. Diciamo che per un verso quindi la normativa sembra essere piuttosto penetrante, dall'altro poi però se andiamo a vedere nei particolari ha lasciato comunque degli spazi residuali, cioè in pratica a fronte di una rivisitazione delle varie convenzioni di distribuzione con i vari tipi di reti di vendita che le compagnie abbiano, non si può dire che siano totalmente spariti gli obiettivi di vendita in generale, piuttosto si sono trasformati, si sono modificati, sono stati orientati sull'aspetto qualitativo, quindi hanno comunque avuto una loro modificazione positiva. Su questo sentirei Anesin, sì, perché purtroppo siamo coi tempi. Assolutamente, ormai. Beh, direi che è più che corretto, nel senso che sul fronte delle remunerazioni è molto chiaro quello che è il tema provvigioni e quindi è stato normato in maniera molto chiara, quindi sia per quanto riguarda la natura delle remunerazioni, quindi provvigionale, sia per quanto riguarda l'importo delle provvigioni stesse sul singolo prodotto è molto chiara. Sicuramente un tema critico è quello dell'incentivazione alle reti, dove effettivamente non è comunque escluso dalla normativa la possibilità di avere un'incentivazione. L'importante anche in questo caso è agire sempre nell'interesse del cliente, quindi avere delle forme di incentivazione anche qualitative, non solo quantitative, e che escludano in una maniera categorica la vendita di un prodotto che non sia adeguato alle esigenze del cliente a discapito di un altro più adeguato ma magari meno incentivato. Quindi questo è il tema centrale. Ma come diceva l'avvocato Zitiello, si stanno riducendo queste forme di incentivazione? Ma per quanto riguarda la parte danni direi che si è fatto un po' d'ordine sicuramente. Credo che il tema fondamentale sia il vita effettivamente ancora una volta. Sì, è vero, e poi anche nella parte danni è giusta l'osservazione, però sostanzialmente la normativa dice che il sistema di remunerazione, quindi anche gli obiettivi di vendita, non devono avere un effetto deviante in modo da consentire al cliente che gli venga distribuito un prodotto più adeguato. Quindi quel sistema di remunerazione non deve impedire che il distributore gli dia qualcosa di più adeguato. Peccato che per far questo bisogna anche ce l'abbia il distributore. Quindi l'osservazione provocatoria naturalmente è riferita a quei distributori che non hanno molti prodotti alternativi da offrire, allora su questo con la lettura contraria della norma sembra che quella norma non sia così incisiva con riferimento agli obiettivi di vendita, cioè se si fosse voluto incidere sul settore a pie pari, così come ha fatto MiFID 2, allora a quel punto si sarebbe dovuta dettare una disciplina leggermente diversa dove si doveva dire che gli obiettivi di vendita non si possono dare a prescindere, come dice Totò.
Però invece in questo caso la cosa, insomma, la sottigliezza ci sono, ma è anche vero ed è da riconoscere che c'è stato un miglioramento e una messa in ordine in generale del sistema di remunerazione, abbassando di molto il conflitto di interessi. Piuttosto, diciamo, quella che è un pochino più inappagante è la parte della trasparenza. Cioè non si ha nella parte danni la stessa trasparenza che si ha sulla parte MiFID 2 e quindi anche sulla parte finanziaria, perché sostanzialmente la normativa dice tu devi dare trasparenza sul tipo di remunerazione che prendi. Cioè devi dire al cliente se paga delle commissioni a te, se tu prendi delle commissioni da sopra, quindi inducement, o se, per esempio se ci sia un sistema misto. Quindi dal punto di vista qualitativo il cliente lo deve sapere. Ma dal punto di vista quantitativo, cioè quanto costa, la normativa dice che questo dato è limitato al fatto degli intermediari che prendono commissioni dal cliente. Sì. Ma gli intermediari normalmente non prendono commissioni al cliente, hanno detto in alcuni casi dei broker, ma prendono inducement. Quindi sul settore danni gli inducement rappresentano ancora un terreno piuttosto diciamo sconosciuto, non trasparente, diversamente invece avviene per la parte dell'ADD che riguarda i prodotti di investimento assicurativi, dove a pie pari invece vengono applicati i principi di MiFID 2. Resini, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Lei quali vede le nuove sfide in queste evoluzioni? Ma allora, dal mio punto di vista le sfide sono molteplici, ce ne sono molte. Il mercato assicurativo dal mio punto di vista cambierà moltissimo nei prossimi anni, è già cambiato molto negli ultimi anni rispetto a quanto non fosse avvenuto nei decenni precedenti. Ci sono nuove figure che si affacciano sul mercato, ad esempio gli intermediari accessori a cui facevamo riferimento prima, ma anche nuovi modelli distributivi che si affacciano sul mercato. Di sicuro anche le nuove tecnologie, al di là di quello che è l'aspetto normativo, daranno un impulso molto forte al nostro settore, che vedrà di sicuro gli intermediari tradizionali rivedere il loro modello di business, il loro modo di stare sul mercato, e vedrà anche una riduzione degli stessi, cosa che insomma avviene in maniera costante negli ultimi anni. Ecco. Quindi possiamo concludere dicendo che la direttiva, accompagnata dall'evoluzione tecnologica, cambierà completamente il sistema assicurativo. Lo cambierà molto, sperabilmente in meglio, e sicuramente, come dire, ci saranno dei soggetti più facilitati in questo tipo di implementazione. Penso soprattutto al canale bancario e di intermediazione finanziaria, e altri settori invece, come il canale tradizionale fatto da agenti, broker, insieme comunque ad una parte del mondo assicurativo, che naturalmente farà un po' più di fatica. Però è evidente che l'IDD, e di cui io sono un grandissimo sostenitore, porta con sé una serie di principi che faranno sicuramente bene a tutto il mercato in termini di tutela, trasparenza e parità di trattamento. Bene, siamo giunti al termine della nostra puntata. Ringrazio Roberto Annesin e ringrazio Luca Zitello, e arrivederci a tutti alla prossima puntata.